Un'intera città si è fermata per accogliere gli oltre 10.000 che da tutta la Calabria e non solo sono giunti a Vibo Valentia per partecipare alla giornata della memoria e dell'impegno organizzata da Libera, che ha individuato proprio Vibo Valentia quale piazza regionale. Dopo il raduno al Parco delle Rimembranze, nome già di per sé evocativo, il lungo corteo si è snodato per le vie principali della città tra cori, striscioni e tanto entusiasmo. Forze dell'ordine mobilitate per sorvegliare e garantire il buon andamento della giornata, controllando ogni particolare. Attimi, solo attimi per fortuna di preoccupazione quando in piazza Municipio, luogo scelto per concludere il corteo e leggere sul palco il rosario dei nomi delle vittime di mafia insieme ai familiari e alle autorità, i carabinieri hanno scoperto in un lato quasi nascosto uno zaino abbandonato a pochi metri da uno degli stand allestiti da Libera. Tutto si è svolto velocemente in ordine, senza allarmismi, prima dell'arrivo del corteo. I militari dell'arma hanno isolato la zona, garantendo le condizioni di sicurezza, quindi, insieme al comandante della compagnia, si sono avvicinati allo zaino sospetto e, una volta accertato che non c'erano rischi immediati, hanno controllato l'interno per avere certezza che il contenuto fosse assolutamente innocuo. Un'azione lampo, a conferma dell'efficienza del servizio d'ordine attuato e soprattutto a conferma che nemmeno il più piccolo particolare è stato trascurato. Quindi tutto è tornato nella norma e la piazza è stata predisposta per l'arrivo ordinato degli oltre 10.000 partecipanti.